La fioritura dei ciliegi in Giappone, è arrivato questo momento dell'anno, guardate quanta gente che c'è. Vi porto in alcune zone di Tokyo per farvi vedere la fioritura qui dalla capitale giapponese, venite con me. Ed eccoci arrivati qua al parco di Ueno. La fioritura nei prossimi giorni arriverà al suo massimo splendore, però oggi è l'ultimo giorno di tempo bello purtroppo. Infatti vedete qua ancora non è proprio al massimo, però in queste ore è arrivato molto caldo. Il parco di Ueno è uno dei posti più famosi in cui poter vedere la fioritura, infatti vedete quanta gente che c'è, appunto c'è anche proprio il senso di marcia. Più o meno ogni anno faccio il video della fioritura dei ciliegi, quest'anno però voglio anche un attimo mettere l'accento su questo periodo, che è sì un periodo di nuova vita, infatti con la primavera, quindi con potete vedere questi bellissimi ciliegi che nei prossimi giorni arriveranno al loro massimo, con queste persone dietro che sono qua sui teli a bere, a mangiare, a stare insieme, a contemplare i fiori, a fare hanami, cioè guardare i fiori. Hana vuol dire fiore e mi è un verbo che è una parte di un verbo che vuol dire guardare. È anche un periodo in cui sostanzialmente però ci sono tanti cambiamenti, finiscono le scuole, comincia quindi, non so, finisce le elementari, vai alle medie oppure vai alle superiori, cominci l'università, ed è un periodo quindi di transizione per tante persone, sia per gli studenti che per chi lavora. Infatti tutti i lavori cominciano in questo periodo, dal 1° aprile ci saranno i nuovi assunti, e quindi è vero che è un periodo di grande risveglio dopo lungo inverno, e sì appunto per la natura, ma anche un periodo in cui le persone lasciano i rapporti precedenti e ne instaurano di nuovi, e questo appunto specialmente per i bambini che si separano dai vecchi compagni di classe, o per gli adolescenti, o per chi inizia una nuova vita al lavoro, può essere un periodo anche un po' triste. Guardate qua questo albero, questo è uno dei migliori che c'è qui dentro, dei più fioriti, infatti sono tutti qua a fare le foto. Contrasto eccezionale per quanto riguarda appunto il cielo e il colore dei fiori. Guardate qua che bel corridoio qui. C'è un po' di gente, però vabbè, comunque in questo periodo è sempre affollatissimo, c'è poco da fare. Ecco qui poi c'è una quantità di persone impressionante, siamo in fondo alla piazza, poi laggiù c'è lo zoo, laggiù c'è il museo nazionale che è frequentatissimo, tutta la zona dei musei, quindi poi domani è anche festa nazionale, quindi probabilmente ci sono tante persone che hanno approfittato per fare un ponte, diciamo. Guardate bello che è qua, cioè, proprio con il sole e il sereno è veramente bello. Qui invece siamo proprio all'entrata del parco di Ueno, guardate qua che bel ciliegio che c'è qua, c'è una valanga di gente anche qui come sempre. Sono tutte queste lanterne, in realtà sono pubblicità di esercizi commerciali, appunto sono qua per farsi pubblicità e che supportano probabilmente la manutenzione del parco e di tutte le strutture che sono qui dentro. Qui invece siamo al santuario Toshogu, un santuario shintoista che è fondato durante lo shogunato dei Tokugawa. E ogni anno qua, oltre a questo tunnel di ciliegi importante, però è impossibile arrivare fino in fondo, ci sono anche le bancarelle con il cibo. Vedete qua c'è le patate, sono le patate, le calecca, le mele. Questo di qua fa il kebab, qui fa i wurstel, di qua c'ha tutti i pesci infilati, eccolo qua, vedete, tutti i pesci infilati, il mochi alla griglia, gli spiedini. Qui dentro si entra dentro il tempio, c'è tutto questo bel corridoio di ciliegi, eccolo qua. Bello, bello, anche quest'anno bello, va bene. Adesso cambiamo, andiamo a Yanaka, sperando che ci sia meno gente, c'è sicuro. Però c'è anche meno fiori forse, però andiamo a vedere. Qui vedete, siamo proprio in mezzo alla strada, vedete? Però la strada è una strada d'asfalto dove passano, però sia qua giù che qui sotto è pieno di ciliegi. Questo perché, insomma, non sono solamente nei parchi, nei santuari e templi principali, ma proprio dentro Tokyo questo periodo trovate piena di file di alberi di ciliegi fioriti. Qua siamo arrivati a Yanaka Reien. Che cos'era Yanaka Reien? È un cimitero. Questa strada è famosissima. Appunto, questa è la fila di alberi, qui passano anche le macchine, quindi bisogna stare attenti. Questa fila di alberi che, a dire la verità, non sono ancora alla massima fioritura, mancano ancora un paio di giorni, però ripeto, per esigenze di video, per farvi vedere un contrasto migliore, dato che pioverà e sarà tempo bruttissimo nei prossimi giorni, sono venuto qua. Adesso facciamo una... Ah, questo è molto bello però, Corrado, questo qui è bello di qua. Facciamo un giro proprio dentro il cimitero. Cimitero che è veramente enorme, Veramente enorme. È uno dei più grandi di Tokyo, insieme a quello di Aoyama, che è dalla parte opposta della città. Questo qui infatti è nella parte più antica di Tokyo, nella città Machi, quindi
Torna Ueno, Asoxa, si trova in questa zona qui. In questi cimiteri sono raccolte, e in queste tombe sono sostanzialmente raccolte le ceneri di intere famiglie molto spesso. Infatti qui non ci sono i corpi, ma ci sono le urne cinerarie della famiglia. Come vedete, questo è proprio un contrasto estremamente particolare, no? La tomba e il fiore di ciliegio dietro. Entriamo dentro questo tempio vicino al cimitero che si chiama Tennoji. Qui c'è questo ciliegio veramente bello, poi c'è una statua di Buddha là. Credo che questo ciliegio qui tra l'altro sia nella sua versione al massimo splendore, anzi stia già sfiorendo. Infatti ci sono dei ciliegi tipo i Kawasu-sakura che fioriscono addirittura prima, verso febbraio. Sì, questo qui credo che sia quasi finito. Ve lo faccio vedere in tutta anche la sua grandezza e poi giriamo qui dietro e c'è questa statua enorme di Buddha, eccolo qua, eccola, bella anche questa. Vedete anche qui ci sono ciliegi però purtroppo ancora non molto fioriti, peccato. E vedete quanto è grande ancora il cimitero, sono un'altra parte. Abbiamo attraversato la strada e c'è anche questo pezzo di qua. Qui siamo sempre dentro il cimitero, ho messo un po' di zoom. Guardate bello che è qui, siamo dall'altra parte. Questo c'è questo corridoio pieno di alberi di ciliegi. Già questi abbastanza fioriti, devo dire. Parco di Yoyogi, oggi sono con Giappo Tour, Matteo che sta facendo il video, che è il tour leader di questo viaggio. Guardate qua, ieri era una giornata bruttissima, bruttissima, e oggi invece è tornato il sole, il caldo e il ciliegio. Guardate che spettacolo qui, questo è uno dei posti, dei luoghi più famosi di Tokyo in cui assistere alla fioritura dei ciliegi, che non, è la prima volta che vieni in questo periodo, sì. Ti dico che è sempre più precoce. Addirittura siamo una settimana. Noi fortunati ad essere qua 10 giorni in anticipo, nessuno se lo sarebbe aspettato. No, le ciliegie non le fanno. Non le No, queste sono ciliegie da fiore, non fanno le ciliegie. Se no ci sarebbe la guerra civile se facessero. Ecco qua, vedete, in questo periodo qua, in tutto il Giappone c'è il Hanami, cioè questo picnic sotto il ciliegi. E oggi che è una bellissima giornata, sono tutti qua al parco Yoyogi, che è uno dei parchi più grandi che ci sono a Tokyo. Guardate quante persone ci sono. Faccio anche uno zoom. Com'è? Ti piace? È una figata. C'è tanta gente, tantissima gente. E qua è sempre così, È emozionante. Poi la settimana prossima, tra l'altro, dovrebbe anche piovere, quindi questa è l'unica settimana, credo. Per quello dicevo, siamo stati veramente fortunati. Poi c'è anche questo cielo stamattina così, oggi così limpido. Speriamo che anche nelle altre parti di video che ho registrato, quelle che state vedendo probabilmente prima, che avete visto prima, probabilmente le ho registrate domani, però nel montaggio l'ho messo dopo questo. Eccezionale. Siamo arrivati alla fine del video, adesso ho microfonato anche Corrado, che è un esperto di questa zona, per vari motivi che non diciamo. Dove siamo qua? Siamo a Yanaka Ginza. Yanaka Ginza è uno dei quartieri tradizionali, più tradizionali di Tokyo, ma soprattutto un quartiere che tutto sommato, dove anche dove siamo stati prima, è sempre il quartiere, il cimitero, è uno dei quartieri diciamo più preservati di Tokyo nel corso degli ultimi decenni, perché è stato sostanzialmente risparmiato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo la via commerciale ed è famosa anche come il quartiere dei gatti, sì. Perché una volta era molto ricco di gatti randagi, anche a causa della Seconda Guerra Mondiale. E qui ci sono... Però ci sono tutte cose gastronomiche da assaggiare, tra cui appunto c'è un dolce tipico che si chiama coda di gatto. Non la lingua di gatto. No, la coda di gatto. Qual è? Ora qua avanti lo vediamo. Che sono della specie di appunto cilindri di pasta tipo pancake, sì. Ripieni sempre con la marmellata, con la crema. La marmellata di fagioli? Di fagioli o anche altre cose. Poi cambia a seconda della stagione. Beh, adesso lo prendiamo allora. E poi ci sono tutto, vedi, i negozietti, tutto a tema gatto. Anche guardando in alto ci sono, sì, le statue dei gatti, un animale ricorrente del quartiere, come il panda lo è nel quartiere il di Ueno. Il panda Ueno, perché c'è lo zoo e quindi insomma ci sono panda praticamente e mascotte di panda praticamente ovunque. Sì. E qui c'è la stessa cosa con i gatti, ci sono
panini a forma di gatto, i biscotti a forma di gatto. Vedi, per esempio qua c'è il gatto. Questa è la coda di gatto. Questa è la coda di gatto. Vai, prendiamo la coda di gatto. Questo qua infatti, vedete, si chiama Yanaka Shippoya, cioè Shippo vuol dire coda, giapponese, quindi il negozio che vende le code di gatto. Cioè non c'è scritto Neko però. A che gusto la prendiamo, Corrado? Allora, quella normale, quella classica, bianco, quella cioccolata e... Hai, sì, ma sen, con Koreo Ippon. Hai, prendiamo una, costa un euro più o meno. Sono varie... Sì, sì, e poi cambiano... Quella ai ciliegi c'era. Cambiano a seconda della stagione, infatti. Arrivano anche stagionali. Facciamo vedere la coda. Com'è fatta. Questo era il video della fioritura, ma ci deve sempre essere qualcosa. Qualcosa da mangiare, la Aspetta, coda. Facciamo così, guarda, ne prendo un pezzettino io e poi la mangi te. Eccolo qua come si presenta. Ah, c'è proprio ripiena. Per ripiena di cioccolato bianco. Cavolo, buona. È buona. Sai che ci manca un po' di latte, ci vuole un po' di caffè anche. Un bel cappuccino. Qua dietro c'è un ottimo cappuccino. Ciliegi l'abbiamo fatto vedere, abbiamo mangiato. Andiamo a prendere il caffè. Andiamo a prendere il caffè, però non ve lo facciamo vedere il caffè, quindi questo il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Ho fatto vedere alcune zone di Tokyo, la fioritura dei ciliegi. Purtroppo avrei voluto far vedere di più, ma il tempo non ce lo consente. Qui c'è tanta gente, comunque. Sì, e qua bevono anche alcolici. Infatti vedo che bevono delle grandi birre. Va bene. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao. Ciao ciao.